Tra conferme e qualche novità, questa mattina il presidente della provincia di Catania, Giuseppe Castiglione, ha presentato la sua nuova giunta, dopo la decisione dello scorso 9 agosto di azzerare la vecchia squadra di governo, alla luce dei nuovi assetti politici che nel frattempo si stavano delineando. Ed è proprio alla luce di queste nuove alleanze che Castiglione ha riconfermato nella sua giunta esponenti del PDL, così come della destra, mentre ha escluso chi ha deciso di simpatizzare per l'UDC o l'MPA, che a queste regionali appoggiano rispettivamente PD e Grande Sud. Dunque nella giunta riconfermati Ruggero Razza della destra, che assume di nuovo la carica di vicepresidente, e riconfermati anche Salvo Licciardello, Pippo Pagano, Francesco Ciancitto e Francesco Nicodemo. Quattro i nuovi assessori, tra cui una donna. Si tratta di Gaetano Di Mauro, che è un esponente della UIL, di Viviana Pardo, imprenditrice, di Massimo Favaro, un avvocato di Caltagirone, e di Stefano Fisichella, già nella giunta Musumeci. La nuova squadra risponde quasi del tutto al PDL e alla destra di Musumeci. Presidente, una nuova giunta, l'unica in Italia ad avere 9 assessori, tra conferme e novità. Ma la giunta si caratterizza per questa riduzione dei costi della politica, 9 assessori, non 12, molte amministrazioni ancora hanno 15 assessori, quindi un risparmio significativo negli anni precedenti. Anche stavolta continuiamo sul piano del contenimento dei costi, una giunta che per 5 componenti su 9 viene riconfermato l'impegno a continuare il mandato amministrativo, 4 assessori nuovi e soprattutto la struttura politica che resta quella del PDL, della lista Nello Musumeci presidente, e ho avuto da parte del segretario regionale del PD, l'onorevole Romano, l'assicurazione che il PD sosterrà politicamente questa amministrazione, quindi una riconfermata volontà di proseguire l'impegno continuare nell'azione di risanamento delle finanze provinciali, ma soprattutto di poter affrontare la vera emergenza dopo il taglio con la spending review di 500 milioni di euro, 6 milioni e mezzo di taglio per la provincia di Catania, e soprattutto affrontare il 2013 dove il taglio nazionale sarà di 1 miliardo di euro, incidendo in maniera significativa non sulla riduzione dei costi della politica ma sui servizi. Parliamo di scuole, di sicurezza nelle scuole, di viabilità provinciale, di assetto idrogeologico, parliamo di funzioni fondamentali per i servizi, per le imprese e soprattutto per i cittadini. L'unica rappresentanza femminile, giovane rappresentante femminile in questa giunta, lei si occupa di imprenditoria, quindi può capire meglio anche quella che è la vertenza lavoro che comunque c'è a Catania. Sicuramente, la mia attività nasce dall'idea che l'impresa possa essere uno spunto e uno sprone per noi giovani per reagire alla situazione critica e drammatica che oggi viviamo. Quindi credo che l'imprenditoria volge a una nuova era, quella del merito, delle capacità professionali e del coraggio. Questo spero che sia un monito per tutti coloro che hanno avuto o hanno ad oggi delle titubanze a scommettersi. Intanto al Comune nessuna nuova notizia sui nuovi assessori. Il sindaco Etteno infatti ha deciso di prendersi ancora qualche giorno. Mi sono riservato qualche giorno perché voi sapete che la dipartita del professore Arcidiacono è stato un grosso colpo non soltanto per me dal punto di vista personale ma anche per la Giunta, per il grande lavoro e il grande impegno che ci ha messo, quindi mi sono permesso una pausa di riflessione perché sostituire il professore Arcidiacono non è facile sia dal punto di vista della professionalità per quanto riguarda l'assessorato all'urbanistica sia per quanto riguarda la rappresentatività. Lui era il vice sindaco e quindi io nei prossimi giorni farò qualche riflessione in più e spero che tra la fine della settimana e l'inizio della settimana entrante possa definire il quadro completo della prossima compagine amministrativa che mi affiancherà fino alla fine del mio mandato.